Buongiorno, siamo qui con Lia Benvenuti e oggi volevamo sapere qualcosa su di lei e sull'ente, anche del suo lavoro. Buongiorno, sono Lia Benvenuti, sono il direttore di Tecne. Tecne è un'agenzia di formazione di proprietà del comune di Forlì e del comune di Cesena che opera sul territorio della provincia prevalentemente e a livello anche nazionale ed europeo. E come seconda domanda volevamo sapere qualcosa sul progetto Altre Mani che ci interessa moltissimo a scuola. Il progetto Altre Mani è un progetto che nasce 10 anni fa. È un laboratorio che si realizza in carcere e vede l'assunzione di detenuti attraverso la cooperativa sociale Lavorcon. In pratica succede questo, che due società, due imprese del territorio, la Mare Colluce di Bertinoro e la Voslo Sciave di Sarsina, commissionano lavoro, apparati di illuminazione, assemblaggio, quindi lavoro di assemblaggio ai detenuti che sono regolarmente assunti. Il carcere ha messo a disposizione la ex palestra degli agenti penitenziari e in questo luogo, che è di grandi dimensioni, si riescono a lavorare questo assemblaggio. Di fatto in questi 10 anni sono stati assunti circa 55 detenuti e sono stati lavorati circa 300.000 euro di fatturato, di ricavo. Per una struttura piccola come il nostro carcere, come la nostra casa circondariale, questo è un progetto assolutamente di grande orgoglio per Tecne, perché raggiungere 10 anni, essere una buona prassi per un territorio come questo, eccetera, chiaramente ci vede molto orgogliosi. Il laboratorio è retto da un protocollo, in questo protocollo ci sono, oltre gli attori che ho citato, anche tutta una rete territoriale istituzionale dalla Camera di Commercio, i comuni, l'Unione dei Comuni del Rubicone, Valle del Savio, eccetera, che sostengono la direzione territoriale del lavoro, che è un ente strategico perché ha dato la possibilità di sottoscrivere con i sindacati un accordo affinché si possa utilizzare un salario di ingresso, ad esempio. Quindi, diciamo, questo laboratorio è sostenuto da una partnership forte, compreso Confindustria, compreso Confcooperative, insomma, il territorio è tutto strettamente connesso al risultato di questo laboratorio. Dunque la ringrazio per la disponibilità e ci vediamo il 20 maggio insieme per la ripresa. Grazie a voi, ci vediamo il 20, non mancherò certamente. Ciao, arrivederci. Arrivederci, arrivederci.